Allora, intanto buongiorno. Oggi vedremo dal punto di vista pratico applicativo il metodo delle differenze finite e il regime transitorio. E per fare questo risolveremo questo esercizio, che è un esercizio che voi avete già visto, è una conduzione monodimensionale in assenza di termine sorgente in lastra piana. Leggiamo velocemente la traccia: una parete di mattoni da muratura, spessore pari a 80 cm, si trova inizialmente ad una temperatura uniforme di 25 gradi Celsius. Successivamente, con sollecitazione a gradino, le due facce vengono esposte a dei gas caldi a 480 gradi Celsius con una conduttanza unitaria superficiale di 25 watt sul metro quadro Kelvin. Calcolare dopo quanto tempo il centro della parete raggiunge 150 gradi e determinare la distribuzione di temperatura. Va bene, questa è una richiesta, diciamo, dell'esercizio quando è stato risolto utilizzando i diagrammi sostanzialmente. Noi adesso invece quello che faremo è risolvere il campo di temperatura in funzione del tempo fino alla condizione di regime stazionario. Non è banale questa frase, fino alla condizione di regime stazionario, perché richiede da parte vostra la, come dire, capacità di valutare, se non altro in maniera approssimativa, il tempo necessario a raggiungere il regime stazionario. Capite? Ora, notate che si tratta di una lastra di spessore pari a 80 cm, tutte e due le facce vengono portate a scambiare energia termica con gas caldi a 480 gradi Celsius, quindi sostanzialmente parliamo di un problema che presenta una simmetria geometrica e delle condizioni al contorno. Di conseguenza, il dominio che andremo a studiare sarà fatto in questo modo. Questa dimensione qui, L, sarà pari a 40 cm, poiché la metà del problema, ripetiamo, è simmetrico dal punto di vista geometrico e delle condizioni del contorno, quindi studiamo soltanto metà dominio. E i dati d'ingresso sono, oltre a quelli che vedete scritti lì, ovviamente le proprietà dei mattoni da muratura. In questo caso, trattandosi ovviamente di conduzione transitoria, abbiamo bisogno di conducibilità termica, che è presa da tabella sul vostro libro della trasmissione del calore, è pari a 0,658 watt sul metro Kelvin. La densità 1700 kg sul metro cubo e il CP 837 joule sul chilogrammo Kelvin. Tutti gli altri dati sono presenti sulla slide. Allora, a questo punto, quello che vi chiedo di fare nei prossimi 15 minuti è di iniziare a impostare il problema utilizzando il metodo delle differenze finite con formulazione sia implicita che esplicita. Dopodiché vedremo insieme come svolgere l'esercizio e numericamente lo risolveremo utilizzando Excel. Bene, quindi 15 minuti di tempo, buon lavoro. Ok, allora il tempo a vostra disposizione, diciamo che è scaduto, quindi a questo punto vediamo insieme l'esercizio. Allora, la prima cosa è ovviamente il modello matematico. Allora, sul modello matematico ci sono grossi dubbi, immagino, cioè l'equazione del tipo rho c della uguale k derivata seconda di t di x quadro. Ovviamente il campo di temperatura è funzione e dello spazio x e del tempo, e le condizioni limiti sono la condizione iniziale tx0 uguale t con b, dove x è compreso tra 0 e l. Poi la condizione al contorno del secondo tipo omogenea in x uguale 0, quindi dt 0 θ
su dx uguale a 0 per θ uguale a 0, e la condizione al contorno del terzo tipo in x pari ad L che si scrive meno k dt L θ su dx uguale a h t L θ meno t. Ecco, questo è il modello matematico. Quando abbiamo risolto questo esercizio qualche lezione fa, abbiamo già verificato che il numero di pi è maggiore di 0,10, di conseguenza non era possibile utilizzare l'approccio delle capacità concentrate. Quindi una possibilità è quella della risoluzione attraverso i diagrammi di Eisler. L'altra possibilità, dicemmo in quella lezione, era quella di utilizzare dei metodi numerici, evidentemente. Oggi seguiremo proprio questa seconda strada, quindi l'utilizzo di un metodo numerico, in particolare le differenze finite in regime transitorio. Ora, per avere più spazio sulla lavagna, io cancello il modello matematico e il dominio, il dominio di calcolo, e disegniamo soltanto la griglia di calcolo e procediamo con i bilanci sui vari nodi, in modo da avere, come dicevo, un po' più di spazio sulla lavagna e quindi eseguire tutto in maniera più chiara. Allora, possiamo utilizzare un dominio costituito da 5 nodi al solito, quindi fatto in questo modo qua. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 e nodo 5, questo è da x, e utilizziamo come sempre una griglia uniforme, per cui il nostro delta x sarà pari ad L diviso 4. A questo punto, utilizzando il metodo delle differenze finite, possiamo utilizzare e una formulazione implicita e una formulazione esplicita. Ricorderete dall'ultima lezione che l'utilizzo della formulazione esplicita presenta il vantaggio di scrivere, in questo caso, 5 equazioni esplicite nelle 5 temperature nodali T1, T2, T3, T4 e T5, quindi non c'è la necessità di risolvere un sistema di equazioni algebriche, però presenta lo svantaggio di non essere intrinsecamente stabile, quindi è necessario verificare che siano rispettate le condizioni di stabilità. La formulazione implicita invece è intrinsecamente stabile, ma porta ad un impasso temporale alla necessità di risolvere un sistema di equazioni. Entrambe le formulazioni, ricordate, presentano un'accuratezza nel tempo del primo ordine. Ok? Utilizzando il metodo di Crank-Nicholson, questa è l'ultima cosa che diciamo nell'ultima lezione, invece siamo in grado di arrivare a un'accuratezza del secondo ordine. Allora, iniziamo dal metodo esplicito. E iniziamo a scrivere il bilancio per il generico nodo interno, va bene? Quindi nel caso di nodo interno, e quindi stiamo parlando del nodo 2, 3 e nodo 4, il bilancio sarà scritto in questo modo. Utilizzando la formulazione fisica, scriveremo un punto che dal nodo I-1 va al nodo I, più un punto che dal nodo I-1 va al nodo I, sarà uguale alla derivata dell'energia rispetto al tempo nel nodo I. Ora, chiaramente nella formulazione implicita, esplicita, questa variazione di energia interna
la valutiamo utilizzando i flussi valutati all'istante n, come ricorderete, per cui quello che scriviamo è k di con i meno 1 all'istante n meno t con i all'istante n diviso delta x più k di con i più 1 all'istante n meno t con i all'istante n diviso delta x uguale a rho per c per il volume che è delta x per t con i n più 1 meno t con i alla n diviso delta. Moltiplicando tutto per delta teta e dividendo per rho c delta x, avevamo visto che qui sulla sinistra compariva il numero di Fourier di maglia, per cui guardando che il numero di Fourier di maglia è a per delta teta su delta x quadro, ok, avevamo che il numero di Fourier di maglia per t meno 1 alla n meno t alla n più Fourier di maglia t più 1 alla n meno t alla n uguale t di alla n più 1 meno t alla n, e di conseguenza per il generico nodo interno cancello qui sulla sinistra, scriviamo direttamente l'equazione qui, così ce l'abbiamo conservata sulla lavagna. L'equazione sarà t con i alla n più 1 è uguale a Fourier che moltiplica t meno 1 alla n più t più 1 alla n più t con i alla n che moltiplica 1 meno 2 volte il numero di Fourier. E questa equazione possiamo applicarla ai nodi 2, 3 e 4. Ovviamente quando l'applicheremo al nodo 2 t meno 1 sarà la temperatura del nodo 1 più 1 nodo 3 e così via. Il numero di Fourier di maglia è costante su tutta la griglia perché è una griglia uniforme, quindi il delta x sarà uguale ovunque e il delta teta ovviamente sarà uguale per tutti noi. Nella scorsa lezione tuttavia avevamo visto che questo delta teta, una volta scelto il delta x, non poteva assumere un valore qualsiasi, ricordate? Ma eseguendo un'analisi di stabilità avevamo osservato che la condizione necessaria da rispettare per il generico nodo interno affinché il metodo fosse stabile è che il numero di Fourier di maglia su delta uguale a, quindi se delta teta su delta x quadro, deve essere uguale di un mezzo. Quindi il delta teta limite possibile è uguale a un mezzo per delta x quadro su a. E questo è il massimo valore di delta teta che posso, di passo temporale, che posso utilizzare. Prima di analizzare se, diciamo, quanto deve essere grande questo passo temporale anche rispetto al tempo necessario affinché venga raggiunta la condizione di regime stazionario, proseguiamo con il nodo 1 e il nodo 5, dove evidentemente dobbiamo imporre le condizioni al contorno. Allora, nel nodo 1 la situazione è questa. Il volume di controllo ha una dimensione che è delta x mezzi. E il bilancio si scriverà rho c v dt1 su dθ è uguale a questo punto che dal nodo 2 va al nodo 1, oppure rho c
delta x mezzi t1 all'n più 1 meno t1 alla n diviso delta teta è uguale a k t2 alla n meno t1 alla n diviso delta x. Dividendo tutto per rho c delta x, quindi qui abbiamo un k più rho c e qui delta x al quadrato, moltiplicando per delta teta e per 2, quindi mettiamo qua, qui avremo due volte il numero di fori di maglia, per cui per il nodo 1 l'equazione sarà t1 alla n più 1 meno t1 alla n è uguale a 2 volte il numero di fori di maglia t2 alla n meno t1 alla n. Riorganizzando il tutto e scrivendo l'equazione finale qui in modo da averla sempre portata di mano, avrete che t1 alla n più 1 sarà uguale a t1 alla n che moltiplica 1 meno 2 volte il numero di Fourier di maglia più 2 volte il numero di Fourier di maglia t2 alla n, e questa è l'equazione per il nodo 1. Ora proseguiamo con il nodo 5. Cioè rho c per il volume che è delta x mezzi per t5 alla n più 1 meno t5 alla n diviso delta teta sarà uguale q.45 è k t4 alla n meno t5 alla n diviso delta x più q punto infinito 5 che invece è uguale ad h segnato infinito meno t5 alla n. Anche qui dividendo tutto per rho c delta x, quindi avremo rho c delta x qua, qui avremo rho c delta x moltiplicando per 2 2k e 2h e per delta teta delta teta questa quantità qui sarà pari a 2 volte il numero di Fourier di maglia, mentre questa quantità qui scriviamo a questo punto qua in alto cancellando al solito il dominio. La quantità 2h segnato delta teta diviso rho c delta x la chiamo per comodità a piccolo. Quindi l'equazione sarà t5 alla n più 1 meno t5 alla n è uguale a 2 volte il numero di Fourier moltiplica t4 alla n meno t5 alla n. Più a piccolo t infinito meno t5 alla n. Di conseguenza l'equazione finale sarà t5 alla n più 1 è uguale a 2 volte il numero di Fourier per t4 alla n più t5 alla n che moltiplica 1 meno 2 volte
volte il numero di Fourier, meno A più A T infinito. Di conseguenza, ad ogni passo temporale, quindi per ogni passo temporale, risolverò questa equazione. Allora, T1 alla n più 1 uguale T1 alla n 1 meno 2 volte Fourier più 2 volte Fourier T2 alla n. Poi abbiamo T2 alla n più 1 uguale Fourier che moltiplica T1 alla n più T3 alla n più T2 alla n 1 meno 2 volte Fourier. Poi abbiamo T3 alla n più 1 uguale Fourier T2 alla n più T4 alla n più T3 alla n 1 meno 2 Fourier T4 alla n più 1 uguale Fourier T3 alla n più T5 alla n più T4 alla n 1 meno 2 Fourier. E infine l'ultima equazione, T5 alla n più 1 uguale 2 volte Fourier T4 alla n più T5 alla n 1 meno 2 Fourier meno A più A infinito. Ecco, in questo modo, ricordando che A è uguale a 2 H segnato delta theta diviso rho C delta X, e chiaramente il Fourier di maglia è A delta theta diviso delta X quadro, siamo in grado di liberare spazio sulla lavagna a questo punto e di iniziare a fare i primi ragionamenti. Allora, ci siete tutti? Scrivete con calma. Vi aspetto. Allora, notavamo che questa ovviamente non è la diffusività termica. Allora, per evitare confusione, facciamo A grande in questo modo qui e A piccola, che ovviamente è la diffusività termica. In questo modo non creiamo confusione. Allora, le prime considerazioni: quanto tempo sarà necessario approssimativamente affinché si raggiunga la condizione di regime stazionario? Ovviamente al regime che cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che tutto il dominio si porti alla temperatura T infinito, cioè che sul lato sinistro c'è una condizione di adiabaticità, sul lato destro c'è uno scambio con un fluido caldo, quindi la temperatura di questa lastra crescerà progressivamente fino a portarsi a T infinito. Quindi partiamo da un profilo piatto a T iniziale e arriveremo a un profilo piatto a T infinito. Quanto tempo ci vorrà? La volta scorsa abbiamo detto che la possibilità di stimare in prima approssimazione il tempo necessario ce l'abbiamo conoscendo la dimensione del dominio e la diffusività termica, ricordate? Infatti, dividendo la dimensione del dominio al quadrato per la diffusività termica, abbiamo una prima informazione sul tempo necessario a raggiungere il regime stazionario. Ok? Questo che significa? Significa che facendo una stima di questo tipo e confrontando il valore che mi esce con il delta theta limite,
mi rendo conto di quanti passi temporali è necessario seguire con il metodo esplicito per arrivare in condizioni di regime. Giusto? Bene. Allora, a questo punto io direi di iniziare a mettere i numeri sul foglio di calcolo, perché vi preannuncio che troveremo dei problemi, secondo me. Quindi iniziamo a mettere i numeri sul foglio di calcolo, vediamo che cosa viene fuori e poi ragioniamo eventualmente sui problemi che troveremo. Ok? Bene, iniziamo a inserire i dati. La dimensione caratteristica, che è lo spessore, è 0,4 metri. Poi abbiamo le proprietà, che sono conducibilità termica 0,658, questi sono watt su metro su Kelvin. Non perdo troppo tempo a formattare, diciamo, la parte scritta, quindi siamo un pochino più veloci da questo punto di vista. La densità, che chiamo banalmente Rho, è 1700, sono chilogrammi su metro cubo. E poi abbiamo il CP, che è 837, sono joule su chilogrammo su Kelvin. A questo punto l'altra informazione è la temperatura iniziale. Quant'era la temperatura iniziale? 25 gradi centigradi. 25 sono gradi Celsius, e mettiamo anche il valore in Kelvin. Ok. Poi abbiamo la temperatura a T infinito, che invece era 480. Ok, grazie. E H, se non ricordo male, era 25, vero? 25 sono watt su metro quadro su Kelvin. Ok, queste sono tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Allora, a questo punto iniziamo con i vari calcoli. Delta I, però, aspetta, facciamo così, eh? Quando vuoi, ripartiamo. Allora, quindi delta x uguale L diviso 4, abbiamo 5 nodi, abbiamo detto, quindi abbiamo delta x più un metro. Ci calcoliamo la diffusività termica, che è K diviso Rho Cp, e questi sono metri quadri al secondo. Possiamo ovviamente diminuire un po' il numero di cifre significative per evitare, per avere una lettura più agevole, più che altro. Allora, a questo punto possiamo calcolare il delta teta limite, bene, con la metodologia esplicita. Lo chiamo dt piccolo, va bene? E dt limite sarà pari a 0,5 per delta x al quadrato, quindi per delta x, diviso a. Ebbene, come vedete, è un numero abbastanza grande. Stiamo parlando di circa 10.800 secondi, bene? Quindi è un numero abbastanza grande, ma quant'è il tempo necessario affinché si raggiunga la condizione di regime stazionario? Allora, questo tempo necessario lo chiamo tempo, semplicemente, che è una stima, ripeto, di questo tempo, sarà pari a L al quadrato diviso A, e stiamo parlando invece di 3,46 per 10 alla 5. Quindi, ammettendo di utilizzare quel passo temporale, 10.000 secondi, il tempo necessario, il numero di passi da eseguire per arrivare al regime, una stima del numero di passi è il rapporto tra questi due valori di tempi, e quindi stiamo parlando di 32 passi, che è una prima stima. Però intanto vi invito a riflettere su una cosa, cioè sul fatto che sostanzialmente, essendo
metodo approssimato soltanto al primo ordine nel tempo, avere un delta x di 0,1 e un delta teta di 10.000 è già qualcosa che insomma non è che suona proprio bene, parliamoci chiaro. Ma come vi dicevo, potrebbero esserci dei problemi. Ora vediamo un po' che cosa succede. Iniziamo a scrivere qui le varie temperature, scrivendo condizione iniziale e le temperature T1, T2, T3, T4 e T5, e queste saranno pari alla temperatura iniziale, tutte quante, quindi faccio in questo modo. Così abbiamo la distribuzione iniziale e iniziamo a calcolare che cosa avviene dopo il primo passo temporale, scegliendo innanzitutto il nostro passo temporale, 10.000 secondi, visto che tanto sembra essere ammesso, e ovviamente dobbiamo calcolare A, che è uguale a 2 per H per delta teta diviso rho diviso cp diviso delta x, e questo è il nostro coefficiente A. A questo punto possiamo andare a calcolare al tempo sostanzialmente dt, quindi dopo 10.000 secondi, che cosa succede. E avremo, facciamo così, così velocizzo un attimino, e avremo le varie equazioni. Allora, t con 1 all'istante n più 1 sarà pari a t con 1 all'istante n, che moltiplica 1 meno 2 volte il numero di Fourier, che non ho calcolato, quindi calcoliamo prima il numero di Fourier di maglia. Allora, il numero di Fourier di maglia uguale a per delta teta diviso delta x al quadrato. Dove sta? Delta x diviso delta x, ed eccolo qua, 0,46, quindi minore di 0,5 come atteso. E a questo punto, per nostra comodità, possiamo anche calcolare 1 meno 2 volte Fourier, perché è un qualcosa che utilizziamo sempre, quindi 1 meno 2 per il numero di Fourier di maglia, ed eccolo. A questo punto T1 all'istante n più 1 uguale T1 all'istante n, che moltiplica 1 meno 2 Fourier, e questo lo blocchiamo perché lo utilizzeremo sempre, più T2 all'istante n per 2 volte per il numero di Fourier bloccato. Andiamo alla temperatura T2, che invece è uguale al numero di Fourier bloccato, che moltiplica T1 all'istante n più T3 all'istante n più T2 all'istante n per 1 meno 2 volte il numero di Fourier, anche questo bloccato. Questa cosa la possiamo ripetere per i nodi 3 e 4. Verifichiamo che tutto sia impostato correttamente, ok, richiama le celle giuste. Mentre per quanto riguarda il nodo 5 abbiamo, allora, T4 che moltiplica 2 volte Fourier bloccato più T5, ovviamente all'istante n, che moltiplica 1 meno 2 Fourier, che è questo, meno A grande, ok, e A grande è bloccato anche lui. Poi abbiamo più A grande bloccato per T infinito, che ho qua, bloccato. Ok,
Ora, quindi dopo 10.000 secondi, facciamo così, così evidenziamo il tutto, qua non c'è la parte di vabbè, non fa nulla, dopo 10.000 secondi abbiamo questa distribuzione di temperatura. Allora osserviamo innanzitutto che ovviamente solo il nodo 5 dopo il primo passo si è accorto che sta cambiando qualcosa, perché la sua temperatura dipende dalla distribuzione delle temperature all'istante n, che è tutta uniforme, e dalla T infinito, cioè dalla condizione al contorno del terzo tipo. Però, se pensate già alle differenze tra questo metodo e quello implicito, possiamo già immaginare che, giacché nel metodo implicito risolviamo un sistema di equazioni simultaneamente, probabilmente la situazione sarà diversa, cioè dopo il primo passo temporale anche il nodo 4 e il nodo 3 si saranno in qualche modo accorti che sta succedendo qualcosa, capite? L'altra cosa che salta all'occhio è che in effetti questa temperatura del nodo 5 è direi che è altina, 1897, ma proviamo a fare qualche passo in più. Allora, se ho fatto tutto correttamente facendo un copia e incolla in questo modo e andando qui a scegliere come tempo questo più il passo temporale che abbiamo scelto bloccato, quindi 20.000, sta avvenendo questo, diminuisco un po' lo zoom, facciamo ancora qualche passo, un altro paio, 30.000 e 40.000, e il comportamento direi che non è quello atteso. Allora, facciamo una cosa, mettiamo qui le varie x nodali, x1, x2, x3, x4 e x5, quindi qui mettiamo 0, uguale questo più delta x bloccato, e andiamo fino alla fine. In questo modo possiamo costruirci dei grafici. Allora, inseriamo un grafico fatto così, ecco. Beh, il titolo 1-2 Fourier direi che non è necessario, anche questa serie la possiamo togliere. Seleziona dati, aggiungiamo la prima serie e qui mettiamo passo 1. Va bene? I valori di x saranno questi, i valori di y saranno questi, e questo è il primo passo temporale. Aggiungiamo un'altra serie che chiamiamo passo 2, il valore di x al solito è questo, il valore di y invece è questo. Iniziate a notare qualcosa di familiare? Aggiungiamo il passo 3 e il passo 4. X, Y, passo 3 e passo 4. X e Y. Benissimo, o meglio malissimo, perché in effetti questo grafico ci dice che la soluzione non è stabile, vero? E abbiamo osservato quelle oscillazioni di cui abbiamo parlato la volta scorsa, oscillazioni che vengono amplificate ad ogni iterazione proprio perché il metodo non è stabile, fino a divergere, va bene? Benissimo. Com'è possibile che la soluzione non sia stabile?
noi abbiamo rispettato la condizione forie minore di un mezzo. La risposta è più semplice di quello che immaginate, perché la condizione l'abbiamo rispettata, sì, ma per il generico nodo interno, quindi questo nodo, questo nodo e questo nodo. Si può osservare che la stessa condizione vale anche per il nodo 1, quindi può essere applicata anche per il nodo 1, ma è leggermente diversa per il nodo 5. Affinché tutto sia stabile, è chiaro che in ogni nodo il metodo deve essere stabile. E allora qual è la condizione da rispettare? Vediamo il nodo 5, andiamo ad analizzare la stabilità e lo facciamo come abbiamo visto la volta scorsa con un approccio un pochino più matematico, cioè andando a guardare gli ordini di grandezza, va bene? Quindi qui avremo due volte Fourier T4 alla n diviso T5 alla n. Ovviamente sto dividendo tutto per T5 alla n, no? Come abbiamo fatto la volta scorsa, più 1 meno 2 Fourier meno A, ok, più A per T infinito. Allora, quello che osserviamo è che l'ordine di grandezza dei vari termini deve essere minore o uguale di 1 affinché tutto funzioni. Da qui ricaviamo la condizione che già abbiamo imposto, perché come ordine di grandezza le due temperature T4 e T5 saranno uguali, per cui questo termine che ho cerchiato avrà ordine di grandezza unitario e quindi dovremmo imporre che l'ordine di grandezza dei due ordini Fourier dovrà essere minore o uguale di 1 e di conseguenza Fourier minore o uguale di mezzo, condizione che abbiamo già imposto. Però osserviamo e l'ordine di grandezza di A deve essere minore o uguale a 1 e anche l'ordine di grandezza di A infinito deve essere minore o uguale a 1, giusto? Allora A, ricordiamo che è 2 volte H segnato delta t diviso rho c delta x minore o uguale di 1, significa che ho un altro limite che è delta teta minore o uguale di rho c delta x su 2 volte h segnato. È facile osservare che se questa stessa relazione la vado ad applicare qua, quindi moltiplicando per t infinito sostanzialmente, il t infinito andrà al denominatore e quindi avrà l'effetto di limitare ancora di più questo delta teta. Infatti avremo 2 h delta teta t infinito diviso rho c delta x minore o uguale di 1, significa che delta teta dovrà essere minore o uguale di rho c delta x diviso 2 h segnato t infinito. Questo evidentemente è più stringente come limite rispetto a questo, perché ha una t infinita denominatura. Quindi il delta teta che dovrò prendere in effetti dovrà essere il minore tra questo e questo. Solo così sono sicuro che in tutti i nodi ho rispettato la condizione di stabilità. È giusto? Allora, vediamo se cambia qualcosa utilizzando questa condizione di stabilità. Mettiamo qua dt limite 1, con grande fantasia lo chiamo limite 1, sarà uguale a rho per cp per delta x diviso 2 diviso h e diviso t infinito. È venuto fuori un valore molto più piccolo all'n,
Questo significa che questo avrà ordine di grandezza unitario, sostanzialmente, e quindi il nostro limite è questo qui, ok, che praticamente, cioè questo limite è la stessa cosa, sostanzialmente, giusto? Quindi il limite che dobbiamo imporre è questo qui e non più questo qui. Ottima osservazione. Avete capito tutti? Ripeto? Allora, giustamente la vostra collega mi ha fatto osservare che ho dimenticato di dividere quest'ultimo pezzo per più 5 terzi. Di conseguenza ho calcolato questi due limiti, tra cui il più stringente abbiamo detto che è il secondo. Però, in effetti, dividendo tutto per T5 alla n, si osserva che l'ordine di grandezza di questo rapporto è unitario. Di conseguenza, in termini di ordine di grandezza, il limite sul time step che ottengo qui è uguale a quello che ottengo qui. Quindi non sono più due, ma soltanto uno, ed è questo qua. Quindi questo qui non si applica. Capite? Avete capito? Quindi a causa di questa dimenticanza avevo trovato due limiti, ma in realtà è uno solo. Correggiamo quindi, intanto grazie alla vostra collega, correggiamo e togliamo quest'ultima divisione. Un attimo che ho tolto troppo. Ecco così. Ok, 2845 secondi. Ora tenete presente una cosa, questi time step limite sono degli ordini di grandezza in realtà, no? Ok? Quindi non è che proprio 2845.8 è il time step limite, questo è un ordine di grandezza, va bene? Quindi questa è la prima cosa. Ma evidentemente ci dice che utilizzando per esempio un time step 2000-2005 probabilmente quelle oscillazioni scompaiono. Altrettanto ci dice che se utilizziamo 5000 ancora dovrebbero essere lì. Proviamo. Allora iniziamo con time step 5000. Vediamo se sono scomparse. No. 2500. Sì. Vedete? Quindi in effetti questa condizione limite funziona. Vi faccio osservare una cosa importante. Allora qui abbiamo passo 1, passo 2, passo 3, passo 4 che si distinguono a malapena qui. Comunque questo qui è l'ultimo passo, penultimo, terzultimo e primo. Allora io adesso ho messo 2000. Se metto 2500 e andiamo a guardare con più attenzione, osserviamo che al passo 1 vedete che la temperatura è più elevata rispetto ai passi successivi. Questo significa che in effetti non sta oscillando in maniera vistosa, ma ancora c'è qualche problemino. Questo a dimostrazione che quel 2800 è un ordine di grandezza. Quindi 2000 e non abbiamo più nessun tipo di problema. Quindi il passo ottimale per non avere oscillazione 2000, però tenete ovviamente in debita considerazione il fatto che abbiamo un passo temporale di ordine 3, 10 alla 3, è un passo, diciamo, della griglia spaziale di ordine 10 alla meno 1, e il metodo, ripeto ancora, è accurato al primo ordine sia nello spazio che nel tempo, quindi nel tempo stiamo commettendo degli errori di arrotondamento e di troncamento che sono veramente molto grandi rispetto a quelli che commettiamo nello spazio. Va bene? Benissimo. Allora a questo punto però, se volessimo rispondere alla domanda e vedere qual è la distribuzione di temperatura in regime stazionario, ovviamente tralasciando il fatto che noi già sappiamo quale sarà la distribuzione di temperatura in regime stazionario, ma immaginando ovviamente di voler utilizzare questo metodo fino alla condizione di regime stazionario, è chiaro che il numero di passi da eseguire sarà questo tempo diviso il time step utilizzato, cioè stiamo parlando di 173 passi circa, quindi stiamo parlando di qualcosa come 200 passi, va bene?
più o meno. Ora, questo per quanto riguarda il metodo esplicito. Cosa cambia se decido di utilizzare un metodo implicito? Vediamolo subito. Allora, iniziamo a guardare il nodo 1. Scriviamo direttamente l'equazione, perché abbiamo capito come scrivere il bilancio. Quindi possiamo scrivere direttamente rho c volume, che è delta x mezzi, p1 alla n più 1 meno p1 alla n diviso delta theta, sarà pari all'unico flusso q punto 2 1 valutato all'istante n più 1, quindi k di 2 alla n più 1 meno p1 alla n diviso delta x. Il che significa che moltiplicando tutto per 2 delta theta e dividendo per rho c delta x, qui comparirà due volte il numero di Fourier e quindi avremo p1 alla n più 1 meno p1 alla n è uguale a due volte il numero di Fourier di 2 alla n più 1 meno p1 alla n più 1 in questo modo qua. E quindi l'equazione finale sarà allora P1 alla n più 1 che moltiplica 1 più due volte il numero di Fourier, questo lo porto dall'altro lato, quindi viene meno due volte Fourier P2 alla n più 1 uguale P1 alla n, e questa è l'equazione per il nodo 1. Allora, vediamo nodi interni, quindi nodi 2, 3 e 4. Qui avremo rho c delta x t con i alla n più 1 meno t con i alla n diviso delta theta è uguale a k t con i meno 1 alla n più 1 meno t con i alla n diviso delta theta più k t con i più 1 alla n più 1 meno t con i alla n diviso non delta theta delta x diviso delta x, e quindi al solito moltiplicando tutto per delta theta dividendo per rho c delta x otteniamo t con i alla n più 1 meno t con i alla n uguale a Fourier t con i meno 1 alla n più 1 meno t con i alla n più ancora Fourier t con i più 1 alla n più 1 meno t con i alla n. Organizziamo il tutto qua sotto, scriviamo nodi 2, 3 e 4, l'equazione sarà meno 2 volte Fourier di i meno 1 alla n più 1 più di i alla n più 1 che moltiplica 1 più 2 volte Fourier meno meno Fourier, non due volte Fourier. Sì, meno Fourier che moltiplica di i più 1 alla n più 1 è tutto uguale a t con i alla n. Ok. Rimane solo l'equazione per il nodo 5. Rho c
da n più 1 meno t5 da n diviso delta delta è uguale a k t4 alla n più 1 meno t5 alla n diviso delta x più h segnato infinito meno t5 alla n più 1. Come al solito, chiamando a 2 h segnato delta theta diviso rho c delta x, avremo che t5 alla n più 1 meno t5 alla n sarà uguale a Fourier, a due volte Fourier questa volta perché abbiamo un 2 qui, delta x mezzi, che moltiplica t4 alla n più 1 meno t5 alla n più a t infinito meno a t5 alla n più 1. E allora l'equazione per il nodo 5 sarà meno 2 volte Fourier t4 alla n più 1 più t5 alla n più 1 che moltiplica 1 più 2 volte il numero di Fourier più a grande è uguale a t5 alla n più a grande t infinito ed è pronto. E allora che cosa cambia tra il metodo implicito e quello esplicito? Che per ogni passo temporale esplicito dovrò fare questo, ma nel caso di metodo implicito dovrò risolvere un sistema di equazioni la cui matrice dei coefficienti è 1 più 2 volte Fourier meno 2 Fourier 0 0 0. Poi avremo meno Fourier 1 più 2 volte Fourier meno Fourier 0 0 0 meno Fourier 1 più 2 volte Fourier 0 0 0 meno Fourier 1 più 2 volte Fourier meno Fourier e poi 0 0 0 meno 2 volte Fourier e qui abbiamo 1 più 2 Fourier più a. Questa è la matrice dei coefficienti e poi abbiamo una matrice dei termini noti, un vettore, scusatemi, dei termini noti che scrivo qua di fianco, che è t1 alla n alla n, ok, t2 alla n, t3 alla n, t4 alla n e t5 alla n più a t infinito. Ecco qua. E di questo è quello che dobbiamo fare per ogni passo temporale con il meno difficile. Ci vado a lavare un secondo le mani. Ok, quindi alla lavagna c'è la matrice dei coefficienti e il vettore dei termini noti per il metodo implicito. Anche questo metodo è accurato al primo ordine nel tempo. Come il metodo esplicito, tutti e due nello spazio sono accurati al secondo ordine. Probabilmente prima, erroneamente ragionando, ci ho detto primo ordine, ma vi ho già detto nelle scorse lezioni più volte che nello spazio sono accurati al secondo ordine, quindi è qualcosa che già sapete. Allora, in linea di principio
potrei utilizzare quindi qui un time step molto più grande di 2000 secondi, no? Perché tanto non ho problemi di stabilità e posso ridurre enormemente il numero di passi temporali da eseguire. Ovviamente però non dimentichiamo che c'è il problema legato all'accuratezza del metodo. In ogni caso, vediamo di risolvere il problema utilizzando il metodo implicito e scegliendo un time step per il metodo che magari è differente, quindi potrebbe essere ancora 2000 secondi per il momento, ma poi possiamo cambiarlo, incrementarlo, fare quello che vogliamo. Quindi lo teniamo separato da quello del metodo esplicito. Ora qui a grande è uguale a, abbiamo scritto lì, 2h segnato delta teta 2 per h per il passo temporale diviso ρ diviso cp e diviso delta x, il numero di Fourier che è uguale ad a per delta teta diviso delta x al quadrato. A questo punto diciamo che forse ci conviene scriverci anche 1 più 2 volte Fourier e magari qualche altra cosa che possiamo, no, semplicemente 1 più 2 Fourier che ci è utile. Allora scriviamo la matrice dei coefficienti che è 1 più volte più 2 Fourier. Qui allora innanzitutto scegliamo il formato per tutti i coefficienti, ok, e scegliamo un formato di questo tipo qua, ok, così è un pochino più leggibile. Ok, quindi qui abbiamo meno 2 volte il numero di Fourier, poi abbiamo 0, 0, 0, e ci siamo? E 0, e no, no, così, ok, sono 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto. Qui abbiamo meno Fourier, poi abbiamo 1 più 2 Fourier, meno Fourier, 0 e 0, poi 0, meno Fourier, 1 più 2 Fourier, meno Fourier e 0, quindi 0, 0, meno Fourier, 1 più 2 Fourier e meno Fourier e infine 0, 0, 0, meno 2 Fourier e qui abbiamo 1 più 2 Fourier più A, se ricordo bene, vero? Più A. Perfetto. Allora, quindi questa qui è la matrice dei coefficienti. A questo punto ci calcoliamo direttamente l'inversa qui, va bene? Perché la matrice dei coefficienti in effetti non cambia, è sempre questa. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e fin qua uguale matrix.inversa e selezioniamo questo, controllate l'invio, ecco. Questa è la matrice inversa che anche lei, per quanto detto, non varia, quindi possiamo conservarcela qui. Allora, per una maggiore chiarezza, matrice dei coefficienti e qui scriviamo matrice inversa dei coefficienti. Allora, a questo punto, ad ogni passo temporale che facciamo, che cos'è che cambierà? Cambierà il vettore dei termini noti, perché abbiamo le temperature all'istante precedente, va bene? Quindi, per il passo iniziale, quindi diciamo tempo uguale 0 secondi, quindi facciamo così, tempo 0 secondi, va bene così, abbiamo la T1, diciamo all'istante n, quindi facciamo T1n, va bene? T2n, T3n, T4n e T5n,
che nell'istante T5n, che nell'istante iniziale saranno pari alla temperatura iniziale, che è questa qua, e sono Kelvin, quindi questa è la distribuzione iniziale. A questo punto T1n più 1, T2n più 1, T3n più 1, T4n più 1 e T5n più 1 ce li possiamo calcolare ovviamente andando a moltiplicare questa matrice inversa per il vettore dei termini noti. Ora il vettore dei termini noti in effetti ci conviene scriverlo qua per una nostra maggiore comodità, lo mettiamo qui di fianco ed è uguale a valore precedente della temperatura per i primi 4, in questo modo, mentre per l'ultimo è uguale al valore precedente della temperatura più A bloccato per T infinito bloccato. Ecco qua, questo è il vettore dei termini noti da utilizzare e quindi qui posso scrivere uguale matr con un punto prodotto tra questa matrice che è sempre la stessa e quindi la blocco e questo vettore dei termini noti. Ctrl Alt invio, quindi questa è la prima distribuzione di temperatura che ho ottenuto dopo il primo passo temporale, quindi è T3. Ok? Eccolo qua. Quindi al tempo del T, facciamo così, in realtà per maggiore chiarezza possiamo fare così. Questo è tutto ciò che è relativo in realtà al tempo del T, giusto? Quindi facciamo tempo e qui mettiamo del T secondi. E questo è il primo passo temporale, va bene? Questa è la distribuzione iniziale. Allora a questo punto, se le cose sono state fatte per bene, copiando e incollando a fianco, dovrei fare il passo temporale successivo. L'unica accortezza è che qui il tempo sarà questo più del T, 4000 secondi. Ok? Andiamo avanti e facciamo 6000. C'è qualcosa qui che non ha funzionato, certo, perché non ho bloccato questa cella. Ed ecco qua. Allora, avete capito, no? Cosa ho fatto? Adesso se andiamo a confrontare dopo 8000 secondi le temperature, noterete che c'è una discrepanza tra i due metodi. Vedete? 640, 669, 369, 378 e così via. Questa discrepanza evidentemente è dovuta all'approssimazione nel tempo. Infatti, se io decidessi di scegliere un passo temporale non più di 2000 ma magari di 100 secondi per entrambi i metodi, mi aspetto una discrepanza molto più contenuta. Vedete? È passata da 358, prima c'era una discrepanza di una ventina di gradi, adesso abbiamo qualcosa come 2 gradi. Ok? Quindi è chiaro che minore sarà il time step che scelgo, migliore sarà l'approssimazione nel tempo che riesco ad ottenere. Ma è altrettanto evidente che posso scegliere un passo temporale di 10.000 secondi per il metodo implicito
e vedete ottenere dei profili di temperatura che comunque non divergono, e dopo 40.000 secondi sono arrivato in questa condizione, vedete? Quindi potrei proseguire teoricamente con tutti i passi necessari fino a convergenza, tenendo presente però, ecco, vedete che adesso il nodo centrale sta iniziando ad incrementare la propria temperatura, vedete? Quindi tutta la lastra si sta portando alla temperatura T infinito, vedete che il nodo all'estremo ormai ha quasi raggiunto la T infinito e tutti gli altri nodi lo stanno seguendo. Questa cosa non sarebbe stata possibile con il metodo esplicito, perché sarebbe stato instabile. A dimostrazione di questo, mettiamo, esageriamo, 20.000 secondi. Allora con 20.000 secondi ancora il tutto è stabile, però l'accuratezza è veramente scarsa. Infatti il nodo estremo è 734 Kelvin, quando la T infinito è 753, quindi dopo 180.000 secondi magari ci saremmo aspettati di avere una temperatura più vicina alla T infinito, ma comunque il metodo rimane stabile, va bene? Allora, in questo caso particolare, in effetti, diciamo, oltre alla limitazione sul time step dovuta alla stabilità del metodo, c'era un'evidente limitazione dovuta all'accuratezza del metodo. Quindi in questo caso in particolare la scelta dell'uno o dell'altro metodo secondo me non è così, come dire, evidente, perché poi alla fine, trattandosi anche di un caso semplice monodimensionale, non è così laborioso utilizzare il metodo implicito rispetto a quello esplicito. In altri casi in cui invece la condizione di stabilità è molto più stringente in termini di time step, diventa più evidente il fatto che l'utilizzo di un metodo implicito può darci dei vantaggi in termini di numero di passo temporale, di passi temporali. Tuttavia l'obiettivo della lezione di oggi era quella di in qualche modo implementare il metodo, per cui come al solito questo documento, questo foglio di calcolo lo caricherò sulla pagina docente, dove potrete scaricarlo e andare a controllare tutto ciò che è stato fatto, e diciamo, se avete dubbi o domande chiedete pure, ovviamente lo scopo era puramente didattico, come potete chiaramente immaginare. Se non avete domande, ci vediamo domani mattina. Ok, allora vi ringrazio e buona giornata.